La ripresa del campionato dopo la lunga sosta ci vede ospiti della Leonessa Brescia, vice capoclassifica dopo essere stata per mesi meritatamente capolista, prima grande sorpresa del campionato, poi bellissima realtà di questa stagione. Arriva dalla cocente sconfitta in Coppa Italia, accarezzata fino all'ultimo tiro, addolcita per i loro tre italiani di punta, Fratelli Vitali e Brian Sacchetti, dall'esperienza della finestra con la nazionale. Ovviamente Brescia, che sul campo amico cercherà di mantenere quel ruolino che le ha permesso di essere nelle prime posizioni fin dalle prime giornate. È una partita molto difficile, non solo per lo spessore e la qualità del nostro avversario, ma anche perché Brescia è nota e conosciuta per essere la squadra più tattica di questo campionato, schierando molto spesso una zona 3-2, come si dice in gergo, matchup, quindi con un sacco di adattamenti, che è figlia sia del fatto che i giocatori di Brescia si conoscono, sia che mediamente hanno un'intelligenza cestistica e una comunicazione superiore alla media. Questa loro arma chiaramente ha messo in difficoltà tante squadre. Noi l'abbiamo sofferto un po' anche all'andata, ovviamente cercheremo di apportare quelle modifiche che ci permettano di essere efficaci contro questo tipo di difesa. È ovvio che, lo dicono un po' tutti, ma è la verità, mancano 11 partite al termine di questa stagione, tutti hanno i propri obiettivi, quindi dopo questa pausa, che per più di qualcuno è servita per ricaricare le pile, ovviamente gli sforzi si dovranno moltiplicare per cercare di ottenere quello che è il risultato che ogni squadra appunto ha come proprio obiettivo. Non possiamo permetterci, non vogliamo, non siamo assolutamente l'idea di battezzare nessun tipo di partita, quindi andremo per giocarci le nostre carte, chiaramente, sperando di farci trovare pronti qualora si presentasse l'occasione di portare a casa questa vittoria, che per noi ovviamente sarebbe molto importante in vista di questo rush finale. Sappiamo che abbiamo un calendario difficile, ma sappiamo anche che gli scontri diretti li abbiamo sul nostro parquet, però ripeto, pensare solo agli scontri diretti sarebbe un gravissimo errore da parte nostra. Dobbiamo essere pronti, concentrati per affrontare ogni avversario. Vediamo, siamo curiosi di vedere quanto questa sosta abbia inciso sul nostro ritmo partita, perché chiaramente, a differenza di altre squadre, sia che hanno partecipato alla Coppa Italia, ma anche che non avendo partecipato, hanno una situazione logistica che gli permetta di giocare qualche amichevole, noi da questo punto di vista non siamo fortunati, quindi stiamo chiaramente lavorando per tornare nel ritmo partita, e lunedì avremo la prova di quanto siamo stati bravi a riportarci nel ritmo giusto.